Uno. Ragazzi, anche oggi unboxing. Ragazzi, 1, 2, 3, 4 pacchi provenienti dalla Cina. Nuovo sponsor per il canale. Sotto hai tutti i link di riferimento ai prodotti. Ragazzi, sono 4 power inverter, ragazzi, di ultima generazione. Parliamo, ragazzi, di inverter ibrido. Cos'è un inverter ibrido? Ragazzi, un inverter ibrido è un inverter che fa sia da carica batterie per il pacco batterie che da inverter, ovviamente. In più questo ha qualche chicca in più. È un 48 volt. Questi, ragazzi, sono i cavi per i pannelli fotovoltaici. Ne vedremo 2, 4, 6, 8, due paia ogni scatolo, perché il venditore ha preferito andarli a mettere così per risparmiare uno scatolo. Abbiamo nella confezione cavo Ethernet, cavo USB. E allora, particolarità di questa bomba di inverter: qui abbiamo un altro cavo in dotazione. E qui abbiamo l'antenna wifi, eccola qui, antenna wifi, perché ovviamente l'inverter è programmabile, settabile, e puoi a distanza andare a vedere tutte le informazioni di produzione e di consumo. Case tutto in alluminio. Ah, qua abbiamo altri due cavi, eccolo qua, altri due cavi. Positivo, negativo. Andiamo a scompattare l'inverter. Perciò 48 volt 5.5 kWh inverter ibrido parallelabile. Vi do un'altra chicca di questo prodotto. Parallelabile, ragazzi, è un funzionamento tanto interessante. Poi, ragazzi, per il mio caso io andavo a cercare proprio questo. Parallelabile cosa sta a significare? Sta a significare che posso andare a connettere più inverter nella stessa rete di uscita, cioè in uscita nella 230 volt posso, volendo, mettere tutti e quattro gli inverter connessi in parallelo sia sulla 220 di uscita che sulla batteria. Andiamolo a vedere, ragazzi. Allora, abbiamo su questo lato e su questo lato c'è tutta la dissipazione. Ci dovrebbero essere le ventole per andare a smaltire il calore. Nella parte frontale abbiamo display con i tasti selezione. Abbiamo un menu per poter programmare sia il funzionamento, cioè e da dove deve prendere l'energia per alimentare il nostro appartamento, se dalla rete elettrica esterna, se dai pannelli, se dalla batteria, o in quale ordine deve gestire i prelievi. Per esempio, se i pannelli producono, prendi tutto dai pannelli. Se serve altro, da dove lo devi prendere? Dalla batteria o dalla l'ente fornitore energetico. Io, ragazzi, per i primi periodi credo di non avere a disposizione ancora le batterie, perciò lo utilizzerò esclusivamente con pannelli e l'ente fornitore energetico. Secondo step, un bel pacco batterie litio che lui ricaricherà senza problemi. Su questo lato abbiamo la nostra etichetta, che ora ti leggo. È bello, ragazzi, compatto, pesantissimo, ed è di nuova produzione, eh? Cioè, in poche parole, erano finiti
i pezzi in magazzino, il venditore mi ha prenotato le produzioni 1, 2, 3, 4, le hanno fatte i ragazzi giusto giusto per il mio ordine. E allora, 248 volt DC 127 ampere, corrente massima di ricarica del pacco batterie, 5500 volt ampere, o meglio 5500 watt massimo di uscita cada uno. Il mio impianto fotovoltaico, o meglio ragazzi, il mio impianto di alimentazione dell'abitazione monterà due di questi inverter. Due di questi inverter, ragazzi, che connessi in parallelo mi daranno massimo 10.100 watt. E come picco siamo intorno ai 6.000, 6.000 e qualcosa, perciò figurati, picco 12.000 watt. Per la connessione parallela degli inverter, perché poi ragazzi gli inverter comunicheranno tra di loro. E questa funzionalità è una funzionalità che non tutti gli inverter hanno, e infatti questi costano molto, ma molto di più. Ripeto, sotto in descrizione ti lascio il link. La stessa Power MR produce un pacco batterie tipo Powerwall, che sto ragazzi valutando effettivamente di andare ad acquistare. Perché? Perché è pronta all'uso, non c'è da uscire pazzi, compra le celle. Compra BMS, quello è bello, stesso colore del box, grigio, arancio, un po' più grande di questo, circa il doppio, ed è disponibile sia da 10 kWh che da 14 kWh. Ci sto facendo un pensierino e forse prossimamente vedrete novità, anche perché ragazzi, la collaborazione con lo sponsor è sempre valida e sempre attiva. E allora, qui sotto abbiamo tutti i bocchettoni di connessione. Qui AC in, perciò qui entra la 230 volt del fornitore energetico. Qui AC out, qui vai a cablare il tuo appartamento. E qui fotovoltaico in, da qui entra, ok, dentro il fotovoltaico. Abbiamo il tasto di breaker. Reset, il tasto reset se si dovesse impallare, USB RS232, poi NC-C on, questo è un altro connettore, e poi qui abbiamo una porta molto più grossa dove vanno messi i cavi più grandi che vanno al pacco batterie. Ovviamente, ragazzi, i cavi del pacco batterie devono essere cavi belli grossi. Per l'installazione al muro è semplice. Tramite la sua struttura stessa hai qui due fori, uno e due. Qui metti i tasselli, vidi e l'hai fissata al muro. Per il peso, ragazzi, belli, pesanti dei macigni. Poi abbiamo massima corrente d'ingresso del fotovoltaico, ragazzi, 18 ampere. Infatti io andrò a fare due stringhe separate, una da inizialmente. Una da 9 e una da no, una da 7 e una da 8 pannelli in serie con una corrente per stringa di 10 ampere. Poi 120 volt, 500 volt DC è la tensione massima per ogni inverter, parlando di pannelli, ok? Perciò vuoi mettere pannelli in serie fino a massimo 500 volt, però attenzione, sotto i 120 volt non funzionerà, ok? Perciò devi farti i calcoli per poter dare sempre oltre, per esempio, questi 120 volt. Sotto i 120 volt si spegne perché non sarà più efficiente, non riuscirà più a trasformare 120 volt, per esempio, in 230 volt. Perciò valuta sempre di stare sui 200, 250, 300, 400 volt in corrente continua con questi cavi, ok? Questi sono i cavi dei pannelli, perfetto, positivo, negativo. I cavi, come vedi, hanno connettore maschio, connettore femmina nelle due estremità. Questi si vanno a mettere così, boom, e si agganciano.
uno nero, uno rosso, io ne ho due rossi, due neri perché appunto ho due stringhe. Le due stringhe vanno una su un inverter e l'altra sull'altro inverter. Questo tutto per un impianto, ragazzi. Poi l'altro impianto, sempre doppia stringa e doppio inverter. In tutto, ragazzi, qui abbiamo quattro inverter ibridi 48 volt, 5500 watt. Ringrazio sempre lo sponsor e niente, ragazzi, se vuoi maggiori informazioni, iscriviti al canale, seguimi, supportami, il tuo supporto per me conta tantissimo. Se il video ti è piaciuto, se il prodotto ti è piaciuto, commentami sotto e più avanti vedremo altri video, perché no? Ora passo ad aprire i pacchi, vado a vedere se tutto è in ordine, se non manca nulla e poi più avanti faremo un altro video dove spiegherò il funzionamento, i cablaggi, come connetterli in parallelo, il perché conviene un inverter ibrido e non un inverter e un regolatore di carica, perché ripeto, questo dentro ha sia inverter che regolatore di carica 2 in 1 in più e smart, eccetera, eccetera, è parallelabile, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, ciao a tutti, al prossimo video da Fox, dallo sponsor.